Benvenuti in questa nuova puntata, io sono Federico Ronzoni e già sul web si inizia a sentire di una possibile inversione di trend per quanto riguarda Bitcoin. Il bottom è stato già finalmente trovato, quindi non c'è più nessun crollo finale. Vi ho già un po' accennato quello che io penso che potrebbe accadere per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin ed oggi sono qui per approfondire ancora di più la questione, soprattutto con questo grafico, ma prima bisogna chiarire alcune cose con questo grafico. Quindi state con me fino alla fine perché è una puntata davvero importante. Allora ragazzi, questo grafico che cosa ci mostra? Ci mostra praticamente i drawdown, quindi i crolli di Bitcoin dall'all time high ATH, quindi dai massimi storici, sul grafico di Bitcoin. Quindi praticamente ci fa vedere la percentuale di crollo dall'ATH per quanto riguarda i prezzi di Bitcoin. Quindi ogni volta che praticamente questo grafico arriva qua, la percentuale arriva a zero, quindi praticamente ci sono dei massimi storici e ogni volta nella storia di Bitcoin non siamo mai andati appunto sotto. Quindi quando il prezzo arriva praticamente qua, significa che il prezzo di Bitcoin non è mai stato così alto nella sua storia. E vedete che questa cosa qui è già successa praticamente qua, quando il prezzo di Bitcoin valeva 69.000 dollari, quindi l'ultimo massimo storico per quanto riguarda Bitcoin, che ormai era un anno fa. Mentre quando vedete questi spike verso il basso, ci fa semplicemente vedere quanto è calato il prezzo di Bitcoin dal all time high. Quindi praticamente a che prezzo è attualmente Bitcoin dai massimi storici, quanto calo ha fatto dai massimi storici. E mi raccomando, cioè se Bitcoin ha fatto un meno 80%, non serve un più 80% per recuperare quella perdita. Io molte volte lo do per scontato, ma so che non è così. Cioè Bitcoin adesso che ha un meno 77% dai massimi storici, non è che deve fare un più 77% per recuperare i massimi storici, ma deve fare praticamente un più 300%. Quindi attenzione anche a queste cose qui matematiche. Molti diranno: ah, ecco perché è importante la matematica. Sì, serve anche per queste cose qui, ma non preoccupatevi, perché comunque ci sono io che ve le spiego, ma sono piccolezze che però non bisogna dare per scontato, perché solamente un più 70% per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin porterebbe BTC al momento solo a 29.000 dollari, quindi non basterebbe. Ora, perché è importante questo grafico? Perché ci fa capire, ci fa vedere come una volta che abbiamo trovato il bottom di Bitcoin, non è che improvvisamente si fanno subito i massimi storici e improvvisamente così, come se nulla fosse, il prezzo di Bitcoin inizia to the moon. No, notate questa cosa qui. Iniziamo con il 2011, che, ok, Bitcoin era una cosa per nerd, ormai l'ho detto tante volte, ormai lo sapete a memoria cosa ne penso del 2011, quindi non è un ciclo molto importante. Però vedete che una volta che abbiamo fatto il bottom, comunque siamo stati un paio di mesi, quasi alla fine un anno, no, a lateralizzare comunque, vedete, in modalità crescente, ma prima di andare parabolici, quindi verso l'alto in maniera esponenziale, insomma, ce n'è voluto di tempo, quindi prima di quel cosiddetto rally. Iniziamo poi con il 2013, quando effettivamente 2014 c'era già effettivamente Bitcoin, un'idea diversa, non una cosina per comprare droga su internet o per scambiarsi soldi per comprare, non so, le skin di qualche giochino. Vedete come una volta fatto il minimo qua nel 2015, fine 2014, quello che è, vedete che comunque il prezzo di Bitcoin è rimasto per un periodo all'interno di questo drawdown. Vedete che c'è stata una sorta di lateralizzazione, però comunque crescente, e comunque c'è voluto almeno un paio di mesi, meno di un anno tendenzialmente, ma comunque un paio di mesi di lateralizzazione crescente, ma non boom subito, cioè comunque ci vuole un attimo. Magari vedete che fa il bottom, poi ritorna subito su e poi comunque tende a lateralizzare. Ovviamente ogni tanto c'è qualche rally, ma poi ritorna, fa una sorta di lateralizzazione, no, periodo di accumulazione con però una tendenza rialzista, per poi dopo fare la bull run. Stessa cosa nel 2018, vedete che ha fatto il bottom, poi è rimasto comunque un periodo di tempo, un lasso di temporale che possiamo dire di qualche mesetto, a lateralizzare per poi sì ricrescere e poi darci un'altra sorta di lateralizzazione. Poi qui avevamo l'evento che della pandemia, che quindi ovviamente non era prevedibile e siamo andati giù, però tendenzialmente vedete che Bitcoin ha fatto una sorta di lateralizzazione anche qua.
Ora, dove siamo? Ovviamente ricordo che il passato non può essere un chiaro indicatore del futuro e io non do consigli finanziari, queste sono le mie opinioni personali, sono solamente un ragazzo a caso qui su YouTube che parla di Bitcoin. A parte gli scherzi, però non sono consigli finanziari, fate sempre le vostre ricerche, Bitcoin è un asset molto volatile, le cripto non sono regolamentate e tutte quelle cose lì. Anzi, le cripto non sono regolamentate per ora, perché ci arriveranno sicuramente nel 2023 a regolamentarle. Cosa sta succedendo quindi nel 2022, ormai oggi quasi 2023, vedete che Bitcoin sta approcciando una sorta di minimo. Io non so se effettivamente questo qui è il minimo di Bitcoin, i 15.000 sono il minimo di Bitcoin, non ne ho la più pallida idea, mi piacerebbe saperlo, mi piacerebbe dirvelo, ah ragazzi è il minimo, non ne ho la più pallida idea, ma tendenzialmente non dovremmo essere così distanti nel caso in cui, nella situazione in cui Bitcoin effettivamente dovesse crollare ulteriormente, perché vedete che tendenzialmente siamo a meno 77, nell'altro ciclo ha fatto meno 84, poi meno 87, poi meno 94, quindi siamo in linea, no, con i crolli dei precedenti bull market. Notiamo quindi come c'è una sorta di livello di bottom potenziale, quindi forse abbiamo fatto una sorta di bottom, non ci è dato a saperlo, ma comunque in ogni caso vedete che una volta fatto il bottom comunque non è che il prezzo va subito su, ci vorrà un po' di tempo, anche qui è successo, anche qui è successo, poi sì, può ritornare su e poi può ritornare subito giù, dipende un po' dal ciclo, anche da quello che succederà a livello macroeconomico. Lo sappiamo come ormai Bitcoin è altamente correlato ai mercati tradizionali. Quindi ora che abbiamo capito questo, notiamo anche questo grafico che ovviamente si basa su comunque l'andamento passato, quindi mi raccomando prendetelo sempre con le pinze. E quello che vi voglio dire è che è probabile una sorta di inversione di trend a breve, ma che comunque questa inversione di trend, come vi ho scritto qui sul mio gruppo Telegram gratuito Tartaro, trovate il link qui sotto in descrizione per unirvi, eccolo qui su altri link utili e vi unite, vi ho scritto che essenzialmente per quanto riguarda il minimo di Bitcoin potremmo come averlo fatto, come non averlo fatto, ma siamo comunque più o meno a una sorta di fine, no, di questo bear market, cioè non penso che durerà ancora un anno in cui il prezzo di Bitcoin farà così, ragazzi, altamente improbabile secondo la mia opinione. Poi ovviamente chi è perma bear, chi in questo momento è super short avrà dei bias, anch'io ho i miei bias, ma tendenzialmente dubito fortemente che Bitcoin possa fare ancora così, salvo ovviamente altri casini vari a livello macroeconomico, perché tanto ormai per quanto riguarda le cripto è successo di tutto, cioè è crollato FTX che è la seconda exchange al mondo, quello più regolamentato, quello più sicuro, bla bla bla, che ha iniziato a mettere un po' di falle. C'è stata anche tutta l'idea del cosiddetto reazione a catena, quindi crolli a catena eccetera eccetera, ma che tendenzialmente io credo che al momento siano stati abbastanza tutti scontati, quindi salvo grosse altri grossi caos, altre cose inaspettate, tendenzialmente dovremmo essere vicini a un bottom o lo abbiamo già fatto, lo sapremo tra un po' di tempo. Quindi tendenzialmente siamo nella parte conclusiva del bear market, che vedete porta poi a un rialzo, ma questo rialzo, come vedete qua, non avviene subito, quindi non siate quelli che adesso cioè non pensate che se comprate ora Bitcoin e magari effettivamente il minimo Bitcoin tornerà a salire, che ovviamente lo ripeto non è detto, Bitcoin potrebbe far così, cioè perché poi nessuno sa prevedere il futuro, cioè Bitcoin dovete mettervi in tasca che benamente che potrebbe fare così da qua a 20 anni, cioè rimanere a $16.000, potrebbe farlo ragazzi, perché no? Perché non potrebbe farlo? Cioè, potrebbe benissimo farlo, quindi attenzione ovviamente a questo. Quindi ovviamente quello lì sarebbe la rovina per tutti. Però tendenzialmente questo è il discorso. Quindi se effettivamente Bitcoin rispetterà il passato, effettivamente si comporterà come i cicli precedenti, quindi tutti belli, felici, contenti, però ci vorrà tempo. Quindi non sarà una cosa immediata e ci vorrà calma. Quindi magari Bitcoin potrebbe fare una sorta di, non so, rimbalzino immediato intorno ai $20,000-$30,000, bene, però poi questo rimbalzino potrebbe fare tipo una cosa del genere, però dopo insomma ci ritorniamo giù, rimaniamo ancora qui per un periodo, no? E poi magari effettivamente facciamo una sorta di bull run come quella del 2021 per poi vedere dove finiremo, ma ripeto, tanto dipenderà anche dall'andamento dell'S&P 500, macroeconomia, inflazione, guerre, eccetera, 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 tutte cose molto importanti. Comunque sono abbastanza ottimista per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin e credo fortemente, ma adesso vi dirò un'ultima cosa che è molto importante,
che tendenzialmente non siamo così lontani da un bottom. Prima di dirvi la cosa importante, vi ricordo che sono riaperte le iscrizioni per la Tana Tartaruga, tra l'altro ultima Tana Tartaruga della storia, e finirà a dicembre, quindi l'ultima Tana Tartaruga di dicembre, poi non ce ne sono più. Trovate sempre qui sotto il link in descrizione, e ho fatto anche un'offerta speciale per quanto riguarda il Black Friday. Inoltre, sempre nel link in descrizione trovate gli exchange che vi consiglio per fare trading, ok? Non per fare investimenti di lungo termine, cioè ottimo per comprare, ma poi dovete portarvele sulle vostre chiavi private. Vi consiglio tra l'altro Ledger, che in questo momento ha anche degli sconti per il Black Friday. Ve l'ho scritto sempre qui sul gruppo, ci sono delle offerte interessanti per quanto riguarda il Ledger. Vi danno tipo 20-30 dollari, sì, ecco, vi danno 30 dollari di cashback in BTC sul Nano X, o sul Nano S 20 dollari in Bitcoin di cashback. Penso che non ci sia mai stata un'offerta così alta, quindi ci sta. E inoltre trovate anche gli exchange che vi consiglio, come vi dicevo, con Bybit, che vi offre il 30.000 dollari di deposito come bonus, quindi potete avere un bonus fino ai 30.000 dollari su deposito. Scusate se non ho spiegato bene prima, ma avevo in mente, parlavo 30%, vabbè, comunque, a parte gli scherzi, trovate qui sotto il link in descrizione, iscrivetevi a Bybit, secondo me è il migliore per fare trading, e anche quello che è il bonus di benvenuto migliore. Quindi se non siete ancora iscritti, link in descrizione. Continuando, e concludo per dirvi la cosa secondo me più importante in questo momento, è che ragazzi, scordatevi, poi farò un video a riguardo perché è importantissimo, scordatevi di prendere il minimo di mercato. Cioè io vedo quelli che dicono, ah ma no, ma io aspetto a comprare perché magari può scendere. Ok, può scendere, non può scendere, io ripeto, non do consigli finanziari, fate quello che volete, fate le vostre ricerche, però a un meno 77% dai massimi, a mio parere ora, non dico di fare all in, quelle cose non si fanno, però tendenzialmente cioè abbiate già una quantità di Bitcoin che vi fa star tranquilli, che dite ok, sono comunque sazio, sono a posto, perché Bitcoin, ripeto, può andare ancora più giù, può arrivare a 12.000, 13.000, può arrivare anche a 10.000, può arrivare anche a 8.000 dollari, ragazzi, io non ne ho più pallida idea, lo reputo altamente improbabile, ma può succedere, cioè crolla Binance, capite che può succedere benissimo. Quindi tendenzialmente questo è il discorso, però personalmente reputo la situazione, cioè ormai il peggio, ripeto, è andato, e quindi secondo me, non dico che abbiamo fatto un minimo e questo è il miglior momento di comprare Bitcoin, però insomma sul lungo termine 16.000 dollari insomma secondo me rimane un'ottima entrata, un ottimo inizio. Ma prima di investire o fare qualsiasi cosa, non perché ve lo dico io, perché questo è quello che faccio io con il mio rischio, con le mie intenzioni, con i miei studi dietro, studiate ragazzi, formatevi, entrate nella Tana Tartaruga, è pure in sconto, c'è anche il corso Canto da Tartaruga insieme, con 170 euro fate una formazione assurda, cioè studiate, usatelo questo momento, ve lo dico davvero, lo so che sono di parte e c'è un conflitto di interessi, ma davvero ve lo dico con il cuore, ciao amici napoletani. Comunque la cosa importante, e ripeto, non so perché mi è uscito cuore, devo tornare a Napoli tra l'altro, non c'entra niente, ma la cosa importante è, in questo momento, fate le cose con la testa, quindi io vi direi studiate e poi investite. Questo vale perché già inizio a sentire, ma ora è un buon momento per comprare Bitcoin, cosa devo fare? Devi studiare, basta, prima di fare qualsiasi cosa devi studiare. Ciao ragazzi e ci vediamo tutti a Napoli, devo ritornare a Napoli, tra l'altro se sei di Napoli scrivimi che possiamo fare un raduno lì, ciao!